rispetto al livello dei vostri giocatori e al livello della prima squadra. Qua si parla di grande 13, ma è quello di prima. Adesso immaginate la situazione di gioco, chi ci può forte. Se succede questo, cosa fai? Bravo, anche con un taglio. Questo è importante, eh? Non l'ho sottolineato prima, lo riprendo adesso. Noi insegniamo blocco cieco, ma blocco cieco è un'aggiunta a tutto quello che abbiamo fatto prima. Se la difesa comincia ad adattarsi e gioca, diciamo, situazioni in cui o sta molto staccata perché si prepara al blocco, o si prepara qui, o si prepara a fare dei cambi aggressivi, rimane come c'è prima. La pasta in guardia, insomma, è la troppo facile. Okay. Seconda idea che può capitare, vieni. Moro gioca adesso in ala, lo anticipo fortissimo. E stai un pochettino sotto adesso. No, più solo, scusa. Okay. Anticipa esastra, l'anticipa. E l'altro concetto importante sono i territori indiretti. A livello under 16 non è bisogno cominciare a vedere. Lasci un po' di spazio senza esagerare, così, esatto. Cioè i concetti di gioco, per esempio, in uno spazio, flash al gomito. Anticipa esasperato. Allora io da qua non riesco assolutamente a giocare con Moro. Se lui fa un flash impostato, corri, usa perla di prima, va. Esatto, se non tutti siete nella posizione giusta, però quello che prima è una linea di passaggio impossibile diventa una linea di passaggio facilissima con area vuota per fare un canestro facile. Quindi nell'ottica di giocare in tre, vedendo il difensore, il mio difensore, cosa succede in area, in questo caso il mio compagno che flasha, mi permette poi di fare canestri facili. Vai, vieni, questi tipi di collaborazione, secondo me, nel senso bisogna cominciare a giocare. Cambro, vieni, vale. Prima dai cambi adesso, blocca, tirato, arrivo al gomito, arrivo al gomito in corsa, la ributto Valentina, vai, la ributto Valentina, e vengo a fare un blocco. Stop. Concetto under 13, ma leggo quello che succede, che è la cosa importante per essere bravi a giocare. Concetto, linea di taglio libera, non uso neanche il blocco, lo buca dentro. Adesso di nuovo, adesso non è stato trattato, che sono riuscito. Per esempio, queste sono le situazioni che più uscite, ce ne possono essere mille altre. Okay? Gioco contro di lui. O concetto di cambio di direzione di velocità, come abbiamo trattato in specifico, è indispensabile per creare separazione, quindi gioco sempre da questa parte, ok? Diciamo che tu sei piccola mano, recupera la palla e lì, qui, dici no, si fa. Io flash impostato, shifta, ok? Bene, torniamo in. Senza non entro nel super dettaglio, se passaggio skip, vai, dopo entriamo nei concetti di prima, allontanamento, torno indietro, no? Lui è passato, in questo momento tu giochi con la palla e con il okay? Quindi qua decidi tu, guardi gli spazi, per esempio qua hai questo tipo di spazio, lo attacchi però a te. Guardi il difensore tuo e il difensore del compagno, con certi degli indicatori. Man mano che arriviamo under 18, devo riuscire a vedere più situazioni. Moro, se vuole diventare un premetto bravissimo, deve vedere più giocatori, cioè va a vedere il suo difensore, cosa succederà, e poi qua. Siamo arrivati all'under 18, cominciamo a provare almeno a giocare 4-4-4. Però, concetto di spazio. Lui è lì, se tu prosegui lui ti anticipa e quindi il blocco è completamente inefficace. Gioco non da tempo, e appena passa il rifai tutto la rifai. La rifai da. Passa, appena il difensore passa, bravo, appena passa bisogna cominciare a giocare con la palla. Diciamo che la palla vola, lì occhi per assaggiare, torna indietro. È molto la uscita, vai allontanamento.
che Moro non si sente il carico passaggio, perde il tempo del passaggio, quindi cambia completamente lo scenario. Bravo. Il gioco è questa un po' la situazione di prima che abbiamo visto sui territori diretti, in cui io gioco questo spazio, lui arriverà via aggressivo, usa il ferro da aprire, ma vai. Questa situazione, poi gioco senza fare, cambiando lo scenario. Questo è ok? Rifacciamo vedere un'altra volta, vai. Ok, oh, di là. Ok, stop. Adesso. Oh, oh. Cambio aggressivo. Stop. Bravo, ok, stop. In questa maniera. Non è rapido. Guardate cosa c'è dentro là. Mi sigilla di andare a giocare un altro spazio. Vai, via, gioco. Vai. Bravo. Stop. Tempo, ancora. Lui si gira, vai, via, stop, gioco, bravo, stop, bravo, hai passato la palla là, bravo, è tutto bene, molto bene, passa la palla, l'hai guardato, è difensore, non basta, siamo anche 18, non basta, forse neanche andare a 16, devi guardare dove sei in area, l'area piena, passa la palla lì, possibilità, o blocchi lì, o blocchi lì, secondo me è il abituare i giocatori mentre gioco a vedere queste cose è determinante, bravissimo, lui stimolato, grande sigillo, bravo, da qua va, passare la palla, un angolo di passaggio, gioco per Moro, intanto succederà qualcosa, lui va. Bravo, ok, stop, va bene, vai, stop, ok, stop. Aggressiva che esce, il recupero, guarda aggressivo, guarda fuori, stop. Blocco. Che stai guardando? No, dove stai guardando adesso? Perché se lì va via, non posso dire, non andate, fa qui anche un bloccato. Via, vai! Via, gioco, vai, via, pronto,
perfetto. Situazione con poco vantaggio per sorgere l'angolo e seguite su questa cosa, la faccio vedere. Un sacco di volte succede questo. Noi non vogliamo, vai. Gioca, passa la palla qui, bim, recupero la palla e recupero di fatto la difesa, ma abbiamo generato nessun vantaggio. Seconda possibilità, che gioca poco, sta qui. Concetto del 13, gioca Piccherò, difendi appena stai uscendo da Piccherò, vai. Stop! Qua, area vuota, vedo la schiena, concetto del 13, poi è voluto, se siamo in una lega, diventa una lega, questo con la palla sopra il terzo, ma qua si usa un canestro. Il tempo è sapere che cosa guardare, devo guardare la palla, cosa c'è dentro l'area. In questa maniera qua, riesco ad essere aggressivo e punisco le scelte difensive, man mano che l'incontro fisico dei miei giocatori aumenta, dei miei avversari aumenta e fatti